Questo programma è offerto da Incredibile, da AG Moda, per rinnovo locale, strepitosa vendita di liquidazione su tutta la merce, compresa la cerimonia. AG Moda, le migliori firme con sconti fino al 70%. AG Moda, Corso Vittorio Veneto 136, Mazara del Vallo, telefono 0923 36 36 28. Non perdere questa grande occasione, tutto scontato fino al 70%. Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'Opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni la tua città ha un'opinione in più. E tu? Benvenuti a questa nuova puntata di Crash. Torniamo a parlare di politica. Le elezioni sono passate da una settimana circa, ma è giusto fare una riflessione di quanto avvenuto, dei risultati di queste politiche, di questo voto. Accanto a me, come potrete vedere, il leader di Onda Nuova, Doriana Licata, candidata, che è stata candidata alle recenti elezioni regionali, e dall'altra parte il presidente di Onda Nuova, Aldo Licata. Allora, Doriana, un risultato veramente grande in provincia, ma non si è riusciti ad arrivare a far scattare il seggio. Abbiamo contato 4.686 voti. Come mai? Cosa Beh, il seggio è scattato, ma noi siamo arrivati secondi. Sono stati per una manciata di voti, non è scattato il secondo seggio al Partito dei Siciliani in provincia di Trapani. È stato un vero peccato perché noi avevamo un programma di tutto rispetto, avevamo un progetto importante, potevamo fare grandi cose nella nostra provincia, nella nostra terra, con la genuinità, con la freschezza di idee che caratterizzava il nostro movimento. Però noi non ci arrendiamo, perché ci siamo resi conto di avere una forza importante, una forza strutturata, che rispetto a molti big della politica provinciale e non solo, anche regionale, abbiamo retto bene rispetto agli altri l'urto di Grillo, nonostante nuovi e neofiti. Noi, la nostra prima esperienza di una candidatura regionale che è stata pesante, che è stata faticosa, che è stata anche a tratti avvelenata da percorsi che, diciamo, non sono stati del tutto chiarissimi, ma in generale siamo riusciti ad ottenere un risultato importante, e noi riprenderemo da questo risultato, perché i nostri punti fermi che ci sono nei 24 comuni della provincia, perché mi voglio soffermare anche che questo risultato che noi abbiamo avuto è stato plasmato nei 24 comuni della provincia di Trapani. Non c'è stato un comune in cui noi siamo usciti a zero voti, quindi vuol dire che un dato importante, vuol dire che siamo presenti con i nostri punti di riferimento in tutti e 24 comuni, e quindi noi su questa piattaforma vogliamo ergere quello che sarà un futuro anche ambizioso, che porterà Onda Nuova a partecipare alle prossime nazionali, alle prossime provinciali, alle prossime comunali, tant'è che venerdì alle ore 17.30 al Hotel Tirreno Pizzolungo a Trapani noi incontreremo tutti i punti di riferimento provinciali e insieme decideremo quali saranno i nostri candidati, quali saranno i nostri segretari, quali saranno anche i candidati. Cominceranno a vedersi anche i vertici. No? Esattamente, sì, cominceremo ad organizzarci e a strutturarci come un partito vero e proprio, sempre, questo lo voglio dire, all'interno di quello che è il Partito dei Siciliani, perché noi abbiamo incontrato Lombardo in questi giorni e, insomma, crediamo di poter fare questo cammino insieme, guardando anche alle prossime tornate elettorali. Presidente Aldo Licata, allora, un risultato che di certo non è di poco conto. Adesso il cammino qual è? Il prossimo passo qual è?
Il prossimo passo è quello di innanzitutto di crescere sempre di più, più di quanto già non l'abbiamo fatto, avendo dimostrato questa forza in provincia con i risultati che abbiamo visto rispetto agli altri candidati che già sono veterani della politica, veterani dell'Assemblea regionale siciliana. Comunque, nonostante siamo nati presso a poco 3 mesi fa, abbiamo dimostrato di avere una forza che altro non è che il risultato di un impegno costante che ci abbiamo messo e di un progetto in cui noi abbiamo creduto, ma soprattutto gli amici nostri in provincia hanno creduto. Un movimento giovanissimo, come ha appena detto poco fa, neanche un anno di vita, un movimento giovanissimo, per cui cosa ha inciso anche a livello generale, secondo lei, queste elezioni, anche i grillini, quanto hanno inciso? Perché hanno dato un risultato, sì, tutti si aspettavano un risultato magari anche forte, ma non così forte da parte dei grillini. I grillini hanno inciso tanto, ma già le prime proiezioni, i primi sondaggi davano, veniva fuori dai primi sondaggi che il risultato di Grillo sarebbe stato, diciamo, una sorpresa, sarebbe stato impressionante, e così è stato. Se a questo sommiamo anche l'astensionismo, il forte astensionismo che c'è stato da parte della popolazione, ha votato meno il 50%, allora tutto questo a mio avviso è venuto a discapito delle, tra virgolette, chiamiamole solite facce che hanno fatto politica in questa provincia di Trapani, ma devo dire anche il discorso va allargato alle altre 8 province oltre alla provincia di Trapani. E quindi chi ci ha rimesso di meno, se così possiamo dire, sono stati proprio i movimenti giovani, forze fresche, giovani, che hanno dimostrato un grande impegno, un grande attaccamento, come nel nostro caso al territorio della provincia di Trapani, e un grande entusiasmo da parte della struttura del Movimento Onda Nuova nei vari comuni, dove oltre che la società civile, diciamo, hanno partecipato in maniera attiva tutti i consiglieri comunali che noi oggi abbiamo, che con mia grande soddisfazione devo anche dirvi che stanno crescendo, altri che non erano con noi in campagna elettorale si stanno avvicinando, per cui, come diceva prima Doriana, adesso ci avvieremo verso la struttura, proprio cercheremo di strutturare questo movimento come un partito e di magari partecipare alle prossime tornate elettorali proprio con le nostre liste. L'astensionismo è stato forte, come dicevamo appunto poco fa. Secondo te cosa è scattato nell'elettorato? L'elettorato aveva voglia di cambiamento e aveva voglia di tracciare un percorso nuovo. Però è ingiusta questa legge elettorale, perché un presidente non può essere l'espressione del 15% dei siciliani. Quindi la legge elettorale, piuttosto che essere cambiata, e piuttosto che correre a Roma per cambiare la legge elettorale nazionale e garantirsi così le ambite poltrone, quindi aumentare la percentuale delle coalizioni al 42, al 45%, per evitare che la gente possa rivotare Grillo, e così facendo secondo me inciteranno a votarlo ancora di più, in modo tale che Grillo prenderà il 50%, se continuano così andremo su queste scie. Piuttosto che fare questo, dovrebbero invece cominciare a ragionare su un discorso di percentuali, e cioè se non si supera il 50% più 5, più 2, più 1, anche più 1 andrebbe bene, non è valida l'elezione, e quindi dovrebbero spingere di nuovo le persone ad andare a votare, e se non è valida la prima votazione se ne fa un'altra alla settimana dopo, e la settimana ancora, fino a quando non si raggiunge realmente quella che è la volontà dei più, non la volontà dei pochi, perché se noi analizziamo il risultato di Crocetta ha preso il 30% di quelli che sono andati a votare, se noi lo caliamo questa percentuale rispetto agli aventi diritto, Crocetta è stato eletto col 15% dei voti in Sicilia. È assurdo che ci sia un presidente che rappresenti soltanto una piccola fetta. Cioè, abbiamo dimostrato, e soprattutto la politica ha spinto il partito degli astensionisti ad essere il primo partito in Italia, non soltanto in Sicilia, in Italia. E questo è veramente assurdo e indecoroso e non è degno. Facendo appunto un'analisi politica, abbiamo anche notato infatti che la vecchia politica ha perso,
ha perso voti, ha perso credibilità, tant'è che movimenti giovani che non hanno grandi personaggi politici alle spalle, come ad esempio Ondanova, è riuscito a radicarsi nel territorio e avere tanto consenso. Ma noi sinceramente, cioè, avevamo già il termometro e quindi pensavamo di essere stati apprezzati per la genuinità dei nostri intenti, per la trasparenza delle nostre azioni, ma soprattutto per la concretezza di un programma che abbiamo portato avanti davvero in maniera costante, in maniera agguerrita, con una grande forza di volontà. Però c'è un altro dato, che come hai detto benissimo tu, noi non avevamo padrini politici alle spalle. I padrini politici hanno dimostrato di fare flop in provincia di Trapani e non solo, nella Sicilia in generale. Se noi andiamo a vedere tutti i deputati, anche uscenti, che non sono stati rieletti, se noi andiamo a vedere il dato, non lo so, di un Bufardeci, per esempio, che era vicepresidente della regione, ha preso meno voti di noi, un Mineo ha preso meno voti di noi, cioè un Camillo Oddo, voglio dire, ci sono stati big della politica che sono stati... Ma non per quello che magari non hanno fatto, secondo me per l'effetto Grillo, che ha indotto un tipo di valutazione diversa da parte degli elettori, e quindi noi abbiamo retto veramente egregiamente, con fierezza e con orgoglio, ve lo dico, questo grande urto dell'antipolitica di Grillo, e siamo felici del risultato che abbiamo ottenuto. Cioè, se chi credeva oggi che la nostra sia stata una sconfitta, perché magari siamo arrivati secondi, non siamo riusciti ad entrare a Sala d'Ercole, voglio dire a queste persone che invece noi siamo orgogliosi del risultato, e questo ci spinge a costruire, ad aggregare sempre di più. Faremo le nostre liste in tutti i comuni, piazzeremo i nostri uomini, le nostre donne, i nostri consiglieri comunali, i nostri consiglieri provinciali, e noi parteciperemo attivamente alle prossime tornate elettorali, perché pensiamo di poter dimostrare ancora di più di quello che abbiamo dimostrato fino adesso, avendo più tempo, perché tu hai detto poco fa il nostro movimento è nato da un anno, è nato il 2 luglio ed erano appena 3 mesi. Se in 3 mesi abbiamo preso quasi 5.000 voti, non lo so, io in un anno quanti voti prenderemo? Vedremo, sicuramente saranno molti di più. Un progetto politico che è stato apprezzato in tutta la provincia, come ho detto pure prima, in ogni città si sono raccolti voti, eppure una città che non ha risposto come doveva è stata la vostra città. Come mai Campobello non ha risposto? Beh, sì, quello è vero. Campobello abbiamo circa 11.000 votanti, avente diritto. Alla fine ne hanno votato solamente 5.002 circa, noi abbiamo preso meno del 20%, abbiamo preso 828 voti circa. Beh, in effetti è assurdo, se analizziamo i dati, i risultati di tutta la provincia, addirittura a Marsala abbiamo preso più voti di Campobello, abbiamo preso quasi 900, Campobello abbiamo preso di meno. Perché? Mi sono fatto una mia analisi personale. La mia analisi è Campobello ha dimostrato che non ha veramente capito quali erano gli obiettivi del nostro movimento. Poi devo anche dirvi che il dato di Grillo su Campobello ha inciso meno, perché i grillini, così li chiamano, hanno preso circa 190 voti, 198 voti. Per cui se togliamo i 200 voti, diciamo, di Grillo del Movimento 5 Stelle a Campobello, e togliamo i 1000 voti, 1100 voti che abbiamo preso noi assieme agli altri due candidati locali alle regionali, rimangono circa 4000 voti che sono andati fuori. Per cui questo, dal punto di vista politico, non può che essere interpretato come una attitudine del popolo campobellese al non cambiamento. Ognuno ovviamente si è organizzato nei confronti dei propri partiti, nei confronti dei propri referenti politici, votandoli, quindi da fuori chiunque è venuto a prendere voto a Campobello, evidentemente il nostro paese non era pronto per questo cambiamento e non ha voluto spingere insieme a noi verso un riammodernamento della politica locale, in quel caso, che poi altro non era che una politica proiettata a livello regionale. Per cui noi comunque ringraziamo, nonostante tutto, le persone che hanno avuto fiducia in noi e ci hanno creduto nel nostro progetto,
e mi auguro e lavoreremo in tal senso anche nel nostro comune, nel nostro territorio, per interessare quanta più gente possibile e far capire loro che tutte quelle persone che ancora oggi sono venute a prendere voto a Campobello, di Campobello se ne erano completamente dimenticati, per cui sarebbe il caso che tutti coloro che non hanno creduto in noi facciano una riflessione. Diciamo che noi non abbiamo le caratteristiche tipiche di chi può fare politica a Campobello. Campobello può fare politica chi non ha una famiglia unita come la nostra, chi non ha una vita felice come la nostra, chi non ha una posizione economica come la nostra, chi non ha una professionalità come la nostra, insomma il politico tipico che viene votato al Campobellese ha un altro tipo di estrazione, no, un altro tipo di identikit, un altro identikit, quindi noi siamo dei soggetti atipici a Campobello, quindi siccome è la nostra cara Piera è una terra di invidie, che noi avremmo voluto trasformare in terra da invidiare, al contrario. Questo non è stato capito e allora per fare politica dovremmo cambiare vita noi, dovremmo litigarci tutti, non dovremmo salutarci più, dovremmo avere una casa diversa, una macchina diversa, una professione diversa, un altro tipo di vita. Altrimenti non lo puoi fare. Ma noi guarda, ci abbiamo provato tantissime volte, a volte non si capisce che probabilmente chi non ha bisogno della politica per vivere potrebbe dare un aiuto a questa terra, questo non si capisce. Fino a quando non si capirà, questo territorio sarà così, sempre indietro anni luce, fino a quando si continueranno a mantenere tutti i parassiti della politica perché non hanno un lavoro, allora mischino diamogli il voto, quello non ha un lavoro, votiamolo, quello è un poveretto, un disgraziato, allora votiamolo, perché sai, ha avuto problemi, ha avuto un'infanzia difficile, ha avuto un'adolescenza difficile, ha avuto una vita difficile, allora sosteniamolo ed aiutiamolo. Noi che invece siamo una famiglia felice, che siamo una famiglia unita ed è sempre stata questa la nostra grande forza, andiamo fieri ed orgogliosi di essere così, e allora abbiamo qualche difficoltà a penetrare nel contesto campobellese. Però ripeto, noi abbiamo alzato un attimo il tiro, perché sapevamo, eravamo pienamente coscienti di questo, non è stata una sorpresa, ecco, il risultato di Campobello, che intanto dico che è perfettamente in linea con gli altri, perché ogni candidato, tranne un paio di casi di candidati nei propri paesi che sono usciti con grandissimi voti, diciamo gli altri si sono mantenuti con la stessa percentuale nostra. Ad esempio Mazzara del Vallo non ha fatto uscire neanche un candidato, neanche un deputato. Però per esempio Scilla Mazzara ha preso tantissimi voti, quindi è uno di quei, sono due mi pare i casi di deputati che sono usciti con grandissimi voti dai propri paesi. Poi per il resto gli altri si sono mantenuti con il nostro target, quindi non è un'eccezione, ecco, non la facciamo passare come un'eccezione, perché siamo perfettamente in linea nel trend come gli altri. Quindi noi sentiamo per esempio Turano, il proprio paese non ha mai esortito, è molto forte fuori, meno forte nella propria città. Noi abbiamo seguito la stessa scia, siamo molto più forti fuori, meno forti nel nostro paese, però questo non ci limita, ecco, non è per noi un limite, non lo viviamo come un limite, anzi lo viviamo come uno sprone, perché sarebbe stato bellissimo per esempio essere eletti senza i voti dei campobellesi, però diciamo lì non ci siamo riusciti, ci riusciremo tra qualche mese. Quindi secondo tempo al tempo, siamo sempre più agguerrite, ogni piccolo risultato negativo, piccolo, diventerà un grande risultato positivo domani, perché noi siamo molto bravi a trasformare le negatività in positività. Quindi da questo capiamo anche dai dati che alla fine il cittadino della provincia di Trapani tende a votare un candidato di fuori, cioè è strano. E Nemo profeta in patria, lo dicevano anche i latini, dico, non è una cosa proprio, ce lo portiamo nel sangue, noi siamo un popolo così, siamo un popolo che è molto predisposto agli stranieri, ad essere dominati da chi viene da fuori, ma non lo siamo per attitudine mentale, per attitudine proprio fisica, per attitudine genetica, quindi non è, diciamo, una cosa molto strana, sta nell'ordine delle cose, sta nell'ordine delle idee. Però ripeto, noi siccome abbiamo dimostrato di essere molto forti fuori, quello che molti non si aspettavano, perché noi ieri abbiamo preso il foglio dei voti che abbiamo ottenuto in provincia di Trapani, il partito dei siciliani,
per esempio, su 1.300 voti, che ha preso 1.100 voti di Trapani, 570 sono i nostri, i 28 voti di Pantelleria sono tutti nostri, su 1.500 voti che ha preso a Marsala, 900, insomma, 800 passa sono nostri, insomma, abbiamo una bella forza che intendiamo mantenere, che intendiamo fare crescere, perché ci sono delle belle energie, ci sono dei giovani che vogliono veramente dare tanto a questo movimento. E devo dirti che, contrariamente a quello che noi pensavamo, che dall'indomani mattina, solitamente quando tu vivi una campagna elettorale, che succede? Dall'indomani il telefono non squilla più, non ti chiamano più. Invece noi diciamo che questa settimana, che doveva servire per riposarci tantissimo, abbiamo riposato un po' meno, perché i telefoni hanno continuato a squillare. Anzi, devo dirti, di tanti altri giovani che, visto il risultato, che è un risultato che fa, che fa gola anche a tanti partiti che sono bravissima, che sono in fase calante e che ci hanno contattati tutti, perché giustamente noi potremmo rappresentare una linfa che in questo momento, in un momento in cui Grillo spadroneggia, potrebbe essere fondamentale anche per le prossime tornate elettorali. Quindi un movimento territorialista sempre, che potrebbe comunque e utilizzerà sicuramente queste elezioni, questo risultato, come trampolino di lancio per arrivare anche più lontano alle nazionali, alle comunali. In che modo? E perché no? Le prossime tornate elettorali saranno le nazionali. Quindi vedremo di fare un percorso con Onda Nuova. Ovviamente Onda Nuova non può presentarsi alle nazionali, ma stiamo lavorando in tal senso, perché magari potrebbe uscire fuori una candidatura all'interno di Onda Nuova per le nazionali. Per quanto riguarda invece le tornate elettorali successive, ci saranno le provinciali, ci saranno le comunali nei comuni dove si andrà al voto, e sicuramente Onda Nuova farà le liste per quanto riguarda le competizioni provinciali, farà le liste per quanto riguarda tutte le competizioni comunali che ci saranno all'interno della provincia di Trapani. Le provinciali saranno, tra l'altro, qui a Trapani l'anno prossimo? Le provinciali saranno un mese dopo le nazionali, quindi intorno al mese di maggio. Intorno al mese di maggio ci saranno le elezioni provinciali, noi faremo la lista per le provinciali, cercheremo di mettere un nostro rappresentante all'interno della provincia che venga fuori da tutti e quattro i collegi che compongono la provincia di Trapani. E quindi, se tutto andrà bene, Onda Nuova l'anno prossimo potrà contare su quattro consiglieri provinciali all'interno della provincia di Trapani. Perfetto, quindi un movimento che tende e deve espandersi anche al di fuori, e soprattutto al di fuori della provincia di Trapani. Se in tre mesi avete raggiunto 4.600 voti soltanto nella provincia di Trapani, di qua a maggio quanti ne potreste accumulare in tutta Sicilia anche? Ma intanto, siccome le prossime tornate elettorali sono proprio dietro l'angolo, bisogna cominciare a lavorarci da adesso. Ecco, sì. Perché noi venerdì abbiamo già convocato una riunione con i capi elettori di tutta la provincia, e insieme a loro decideremo intanto l'organigramma del partito, perché è giusto che in ogni paese ci sia un punto di riferimento, ci sia una coordinatrice donna, perché noi abbiamo intenzione di fare crescere molto la componente femminile, e la componente rosa all'interno di Onda Nuova, un coordinatore giovanile che funga da catalizzatore per i giovani, perché questo territorio ha bisogno di nuove energie, di nuove idee, e attorno a quella progettualità che noi abbiamo presentato durante la campagna elettorale per le regionali ci muoveremo per costruire tutto il percorso e soprattutto la nostra presenza nel territorio, che deve essere stabile, che deve essere costante, che deve essere vicino alla gente, per come era quella, perché noi eravamo in questo modo dei sostenitori di una politica che stesse vicino alla gente, soprattutto lontana dalle tornate elettorali. Noi lo dimostreremo, già ci siamo presi, dico, una settimana di relax, ma da venerdì riniziamo a fare il giro della provincia settimanalmente, incontreremo tutte le nostre i nostri punti di riferimento, le nostre anime, apriremo i nostri cantieri in movimento nelle città più grandi, nei punti strategici, magari ad Erice, tra Trapani ed Erice, magari ad Erice Casasanta, in modo che da utilizzare quei due territori, diciamo, li utilizzeremo in un'unica sede. Dico, apriremo questi cantieri in movimento che non si fermano, perché si erano un attimo fermati durante la campagna elettorale, adesso riprenderanno a lavorare, perché abbiamo bisogno di energie, di risorse umane, di risorse energetiche, perché questo movimento deve
radicarsi a 360 gradi e deve essere una presenza con la quale la politica deve purtroppo fare i conti. Quindi sempre sulla scia di una politica di rinnovamento. Certo, di rinnovamento intanto di soggetti, perché qua si ragiona in questo modo: noi abbiamo perso e siamo sempre qua, abbiamo vinto e siamo sempre qua, cioè non c'è una presa di coscienza da parte della politica sulle irresponsabilità che hanno avuto, purtroppo devo dire, perché Crocetta ha vinto non soltanto per i suoi meriti, ma anche per i demeriti degli altri. Questa è una terra in cui si vince per i demeriti degli altri. Perché il senso di irresponsabilità che hanno avuto tutti i partiti del centrodestra e tutti gli uomini del centrodestra ci ha portato a regalare la Sicilia nelle mani della sinistra. Quindi questo dovrebbe servire a qualcuno da riflessione. Mi sarei aspettata dall'indomani mattina una serie di dimissioni sul tavolo, di coordinatori provinciali, regionali, nazionali, che forse non hanno capito di avere perso. Forse ci sarà bisogno di qualcuno che glielo spieghi. Ci sono stati partiti che hanno avuto un flop. C'è bisogno di un cambiamento anche di uomini, perché prima erano i partiti che tiravano, adesso i partiti non tirano più. Se noi togliamo dai partiti i voti dei candidati, i partiti si svuotano, non ci sono più i voti di lista, non c'è più il soggetto, l'elettore che si chiude nella cabina e vota la lista come votava per Forza Italia, come votava per il PDL tanti anni fa, dove c'era Berlusconi che tirava tutti. L'effetto Berlusconi ha regalato al PDL in provincia di Trapani 3 deputati 5 anni fa. E adesso sono soltanto gli uomini che tirano i partiti. E allora, se sono gli uomini che tirano i partiti, non sono più i partiti che tirano gli uomini, gli vogliamo mettere gli uomini giusti al posto giusto? Perché questa gente che è rimasta lì imbalsamata in queste sedie, che è stata affetta da quella che io ti avevo spiegato una volta, poltronite, questi voti non ne hanno più, lo hanno dimostrato, non hanno più voti, non hanno più consensi, perché si sono talmente montati la testa di essere diventati il deus ex machina della situazione che hanno perso il contatto col territorio e con la gente. E quando tu perdi il contatto con la gente, perdi i consensi. E ora le nazionali chi li deve affrontare? Quelli che consensi non ne hanno? E allora c'è una presa, ci vuole una presa di coscienza, una presa di responsabilità, togliere una serie di facce di mezzo e consentire a chi ha dimostrato di avere consenso nel territorio, consentire a chi ha dimostrato di avere una forza, un'energia nei territori, di darsi la possibilità di scommettersi. Rigiro la domanda alla delicata, quindi sempre sulla scia di un rinnovamento politico si porta avanti all'interno del territorio Onda Nuova? Certo, Onda Nuova... noi ormai, per noi è un termine comune, perché la mattina ci svegliamo, spesso quando sono qua, sono con mia sorella, non facciamo altro che parlare del nostro progetto politico. Immagino. Ci siamo sacrificati tantissimo in questi 3 mesi e devo anche dirti che i risultati si sono visti, per cui questo per noi è uno sprono per andare avanti. Per noi rappresenta un punto di partenza, 4.686 voti non sono il risultato finale di una campagna elettorale durata 2 mesi. Questi 4.686 voti sono il punto di partenza di Onda Nuova verso una distribuzione capillare e territoriale in tutta la provincia di Trapani. E come diceva giustamente Doriana, oggi la politica, diciamo, provinciale ci guarda con un occhio diverso, perché forze nuove che emergono come noi e che hanno dimostrato di avere un consenso in un momento in cui i partiti si sono atterrati, un astensionismo fortissimo e Grillo che ha sbancato, diciamo, tutto l'elettorato provinciale, regionale devo dire, ha preso 15 deputati. Questo nostro risultato ovviamente viene attenzionato e viene visto da parte della politica. Fa paura o fa gola il risultato che avete avuto voi agli altri? Tre cose. Perché c'è da vedere anche questo, perché secondo me alcuni un po' si spaventano da un risultato tanto grande. Purtroppo è in realtà ormai consolidato. Secondo me non si tratta di avere, secondo me non dovrebbero avere, a mio avviso. Molto probabilmente ce l'avranno, ma a mio avviso non dovrebbero avere né paura, nemmeno invece questi nostri voti dovrebbero far gola. Questi nostri voti dovrebbero solamente far riflettere la classe politica provinciale e regionale del perché tutti loro messi insieme non hanno portato più i risultati che portavano fino al 2008.
perché se analizziamo i risultati di ognuno di loro, diciamo, nel migliore dei casi si sono dimezzati. Vero è l'astensionismo, vero è il fenomeno Grillo, vero tutto quello che vogliamo, ma abbiamo assistito ad una politica che si è mostrata più attaccata a quelle poltrone che invece al territorio su cui lavoravano e insistevano. I cittadini se ne sono accorti e hanno votato all'unanimità. Adesso ci accingiamo verso la tornata elettorale nazionale, quindi verso le politiche. Sentivo proprio ieri al telegiornale che si stanno accingendo a modificare la legge elettorale. La legge elettorale, che ovviamente la legge elettorale è basata sul porcellum chiamato, che è il metodo venuto fuori dopo il Mattarellum, per cui hanno bloccato le liste tutti i partiti, e ai tempi quando i partiti tiravano, quando Berlusconi a Roma interveniva in un comizio, alzava le mani, tutte le televisioni nazionali facevano vedere questo gesto del presidente Berlusconi e tutti votavano all'unanimità, per cui ne beneficiavano anche coloro i quali non avevano consenso sul territorio. Certo. Adesso questa storia è finita, c'è il fenomeno Grillo che sta diventando quasi il primo partito nazionale e tutti si spaventano e stanno correndo al riparo, secondo loro il riparo, di alzare il tetto, la percentuale al 42% circa per quanto riguarda il premio di maggioranza. A mio avviso stanno continuando a sbagliare ancora una volta, perché basterebbe che Grillo salisse su un palco e dicesse alla popolazione che questo sbarramento è stato fatto appositamente per evitare che Grillo prenda consensi tali da poter prendere il premio di maggioranza sia alla Camera che al Senato, che Grillo rischia di superare il 40% a livello nazionale e impossessarsi sia della Camera sia del Senato. Per cui occorrerebbe fare delle valutazioni diverse, occorrerebbe che i partiti si dessero fiducia a forze nuove, a movimenti nuovi come il nostro, ma sicuramente non sarà solo il nostro, in tutta la regione siciliana ce ne saranno anche altri, che possono consentire ai partiti tradizionali di portare a casa un risultato valido e di poter esprimere anche loro nuovi rappresentanti sia alla Camera che al Senato. Un'ultima battuta, che ormai siamo in chiusura e i tempi sono sempre stretti. Onda nuova, quindi un'onda anomala che fa paura ai concorrenti, perché ormai si diventa quasi concorrenti. No, vabbè, paura no, è una realtà che ha fatto sentire la sua voce, che si è affermata, perché eravamo stanchi. Insomma, io provenivo da un paese come Campobello di Mazara, dove ho fatto il consigliere comunale per diversi anni, poi ho affrontato l'esperienza di assessore alla provincia, ma avevo sempre sulla testa quel peso di quei 140 voti che ogni volta mi etichettavano, perché giustamente provenendo da un consiglio comunale, quei 140 voti per me sono serviti ad essere la prima eletta in Forza Italia a Campobello, ma sempre 140 voti erano. Okay. E quindi adesso, insomma, il piacere di essermi tolta quella spada da 140 e di essermi messa invece un mattone da 4.686, già abbiamo fatto un bel passo avanti. Perché insomma, venire da un paese, a parte lo scherzo, adesso provenire da un paese piccolo come Campobello ti penalizza un po' rispetto a chi viene fuori da una città più grande e può uscire fuori con un bagaglio di consensi diverso, è molto più pesante, è molto più articolato. Però ripeto, per me non è un demerito provenire da Campobello, è un paese difficile che con le sue difficoltà. È un paese però straordinario, che ha due frazioni balneari bellissime, che però dovrebbero essere sostenute e incoraggiate. Però, ripeto, abbiamo un territorio provinciale che si miscela perfettamente, che io conosco molto bene, perché in quei due anni di assessorato provinciale mi sono serviti, insomma, per scannerizzarlo un po' questo territorio e conoscerne le difficoltà. Avevamo paventato nel nostro programma una serie di soluzioni che rimangono valide, che rimangono strutturate, che ci serviranno per affrontare le prossime tornate, perché
Il nostro progetto si muoverà attorno a quel programma, al programma che noi abbiamo steso giù, che abbiamo presentato agli elettori durante la campagna elettorale. E siccome le altre elezioni sono dietro l'angolo, adesso davvero il tempo è poco, noi lo utilizzeremo mettendo su una serie di uomini e di donne che parteciperanno attivamente alle prossime comunali nei comuni dove si voterà. Abbiamo già pronti i nostri candidati al Consiglio Comunale, ma stiamo tentando invece di fare le nostre liste, liste nostre che appoggeranno i candidati al sindaco, e poi ci occuperemo della provincia dove avremo insomma delle sorprese in arrivo. Perfetto, quindi un progetto fatto di uomini, di donne e di giovani per portare appunto un'ondata nuova di politica nuova in una provincia che, dove i cittadini e gli elettori abbiamo visto che è stato palese sotto gli occhi di tutti, il risultato alle votazioni è grandissimo l'astensionismo. Quindi vi auguro un enorme in bocca al lupo, ringrazio per essere stati qui con noi, ringrazio anche i telespettatori per averci seguito, torneremo alla prossima puntata di Crash, arrivederci. Questo programma è stato offerto da Incredibile, da AG Moda, per rinnovo locale e strepitosa vendita di liquidazione su tutta la merce, compresa la cerimonia. AG Moda, le migliori firme con sconti fino al 70%. AG Moda, Corso Vittorio Veneto 136, Mazara del Vallo, telefono 0923 36 36 28. Non perdere questa grande occasione, tutto scontato fino al 70%. Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'Opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni la tua città ha un'opinione in più. E tu?